Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Officina 3D Italia, con me Salvatore. Ciao ragazzi. E eravamo qua a creare dei video per TikTok, per i vari social, e abbiamo pensato, perché non portare un po' ai ragazzi con un video YouTube dedicato l'esperienza che noi abbiamo vissuto grazie al Salone del 3D. Se non avete visto il video andatevelo a rivedere, ma il Salone del 3D essenzialmente ha portato qui degli ospiti, ovviamente clienti di 3DZ, inutile che ve lo dico, che hanno portato la loro esperienza, hanno raccontato la loro esperienza di come hanno sostituito magari dei prodotti che prima realizzavano con CNC, metalli, eccetera, e grazie alla stampante 3D. Quindi hanno preso questi prodotti, li hanno un po' sostituiti oppure hanno integrato comunque la stampa 3D nel loro business, diciamo, esatto. Chiamiamolo così. E abbiamo appunto deciso di creare questo video per portare anche a voi questa esperienza e per analizzare dei pezzi, tipo questo che vediamo, ma poi ne vedremo altri, realizzati completamente in stampa 3D grazie alle varie tecnologie, eccetera. Esatto. Raccontaci, Salvatore, cosa stiamo vedendo. Allora, intanto, esattamente un po' come raccontavi tu, questo è un progetto realizzato completamente in stampa 3D e costituisce, se vogliamo, un'ottimizzazione ancora più esemplare del processo di stampa 3D, perché questo è un componente che nasce direttamente in stampa 3D, quindi non è una reingegnerizzazione di un componente già presente e stampato in 3D, ma è un componente che nasce direttamente in stampa 3D. Di cosa si tratta? È un'attrezzatura di produzione. Okay. E l'esigenza qui del cliente era quella di realizzare un'attrezzatura per fare sia da calibro passa non passa, quindi sia di ma di controllo, se vogliamo, per, per il controllo di questo gruppo erogatore di macchina da caffè, dove fondamentalmente cosa succedeva? Bisognava andare a realizzare un'attrezzatura per fare il controllo dimensionale, quindi anche della circolarità di questo oggetto che va montato all'interno della macchina da caffè. Bisognava alleggerire al più, il più possibile l'attrezzatura di produzione e tenere i costi bassi. Allora, intanto vi faccio notare subito che il materiale utilizzato, in questo caso un materiale termoplastico rinforzato in fibra continua strutturale, che mi garantisce una super riduzione delle masse in gioco. Da notare anche le svuotature inferiori che servono per posizionare la dima sul banco di controllo, e tutto il componente, tutta la dima ha una struttura reticolare interna cava con riempimento del 37% realizzata per ridurre al minimo le inerzie. L'attrezzatura di produzione in questo caso ha una massa totale inferiore al chilo, siamo più o meno sul 1,1 kg quando abbiamo anche il gruppo erogatore montato, quindi veramente super leggera. E questa attrezzatura però perché è particolare? Perché non solo fa da dima di controllo, ma grazie a questa cover mi consente anche di andare a fare le lavorazioni di ripresa dei filetti e di foratura su questa superficie senza andare a rovinare l'estetica, la cromatura dell'oggetto. Okay. Qui subito vi faccio vedere che è stato realizzato un tassello in materiale TPU, quindi materiale bianco morbido, che va fondamentalmente in contatto col gruppo erogatore e non lo va assolutamente a diciamo rigare o intaccare a livello di finitura estetica. Vi ho fatto vedere che fondamentalmente io ho svitato questo oggetto, quindi certo, sia su questo componente che su quello è stato realizzato un filetto direttamente in stampa 3D. Vi faccio anche notare un'ulteriore ottimizzazione, perché questo oggetto fondamentalmente ogni qualvolta che si va a deformare permanentemente a causa della compressione nell'operazione di attrezzaggio, può essere eventualmente ristampato e sostituito senza andare a sostituire l'intero corpo. Anche qui, durante la fase di fissaggio tramite questo leveraggio, ci sono questi tasselli stampati direttamente anche essi in 3D, che possono essere smontati e sostituiti per evitare di andare a sostituire tutto il corpo di fissaggio. E ancora una volta vi faccio notare anche un'altra cosa: questa leva è stata realizzata con rinforzo in fibra continua di Kevlar. Perché? Perché non è sottoposta a dei carichi chissà quanto importanti, ma sicuramente è sottoposta a dei carichi di bassa entità ma ciclici. Certo. Quindi per aumentare anche la durata a fatica dell'oggetto. E
Questa è un'attrezzatura che ha un costo di produzione totale, siamo su circa le 270 euro, e un lead time di produzione da quando viene lanciata la prima stampa fino al montaggio di circa 48 ore. Okay. Vi lascio immaginare realizzare una cosa del genere direttamente in stampa in tecnologia tradizionale, quindi immaginatevi avere un blocco da fresare, post lavorare, immaginatevi sia lo spreco di materiale, certo, il costo di produzione un ordine di grandezza superiore, la realizzazione di un CAM e di un attrezzaggio alla macchina utensile dedicati, ma soprattutto vi faccio notare un'altra cosa: quando io posiziono questo gruppo rogatore che è realizzato con questo materiale che è stato anche, diciamo, lucidato e cromato, immaginatevi di doverlo andare a posizionare e lasciarlo scorrere, lasciarlo cadere. Sul metallo si riga sicuramente. Esatto, si ammacca. Anche l'operatore stesso, per quanto magari ci possa mettere un po' di accortezza, la caduta potrebbe essere chiaramente fatale, nel senso che si andrebbe ad ammaccare l'oggetto. Giustamente direte voi, ma prevedere, diciamo, dei tasselli morbidi per evitare proprio questo? Sì, però poi dovrei andare a riprogettare ulteriormente la dima di controllo per tener conto appunto di questi, certo, spessori e di questi tasselli. Quindi questa è stata realizzata in tecnologia essenzialmente FDM, quindi sì, a stampante con una tecnologia a filamento, a filo, una tecnologia a filo un po' particolare, si chiama CFR, Continuous Fiber Reinforcement, tecnologia Marforge, quindi possibilità di realizzare e inserire rinforzi in fibra continua strutturale, ma soprattutto, come facevi notare tu, questa è un'attrezzatura stampata in 3D con tanti materiali. Abbiamo un PSA rinforzato particelle tritate di carbonio, un PSA che oltre ad avere queste cariche tritate di carbonio ha anche un rinforzo in fibra continua di Kevlar, abbiamo la parte in TPU, okay? Abbiamo dei tasselli che qui non si vedono bene, ma sono realizzati con un materiale, certo, poi faccio delle inquadrature, ecco. Esatto, per ridurre anche qui l'effetto dello sfregamento, e dei tappi per bloccare questi tasselli realizzati in PLA bianco, quindi in PLA rosso, chiedo scusa, quindi con un'unica macchina ho avuto la possibilità di utilizzare diverse tipologie di materiali. Quindi io in 48 ore volessi crearlo, ce l'ho pronto, esatto, e posso far operare il mio collaboratore. Posso andare avanti nella produzione. Certo. Questa non è un'applicazione diretta di un componente diretto per l'utilizzo finale, certo, ma un'applicazione, se vogliamo, indiretta di ausilio alla produzione. Mm-hmm. All'interno dell'azienda, esatto, che può utilizzare. Oh, ecco, passiamo a vedere un'altra applicazione. Questo è un pezzo bello grande, diciamo, sì, per quello che siamo abituati a vedere stampato in 3D. Raccontaci, esatto, un po' questo pezzo. Allora, questo è un pezzo che, se vogliamo, anche lui costituisce un'attrezzatura di produzione, in questo caso con applicazione verticale nel mondo dell'automazione industriale. Si tratta di una parte di una mano di presa, mancherebbe chiaramente, certo, lo speculare, di un robot industriale. Questo componente è stato realizzato su più pezzi. Vediamo intanto il corpo, che è la parte dove sono stati fissati questi due bracci, realizzato in Onyx, quindi PSA rinforzato particelle tritate di carbonio, all'interno del quale è stato inserito un rinforzo in fibra continua strutturale per aumentare la resistenza a flessione e anche la resistenza sullo staffaggio della mano di presa del robot stesso. Su questo corpo sono stati inseriti questi due bracci, okay, stampati in solo Onyx, e sui quali sono stati inseriti degli inserti filettati per poterli avvitare sul corpo mano di presa. E infine notate anche questi tasselli in materiale bianco, che altro non sono che dei pad in TPU bianco, okay, con diverse tipologie di texture e con una struttura reticolare interna che garantisce una certa deformabilità e quindi una maggiore superficie di presa sull'oggetto appunto afferrato. E anche qui subito faccio vedere due ottimizzazioni, nel senso che alla lunga questi oggetti tenderanno a usurarsi oppure a deformarsi permanentemente. Certo. Nessun problema, grazie all'utilizzo della struttura a coda di rondine io posso estrarre questi oggetti in modo molto semplice e andarli a sostituire senza alcun tipo di problema.
Anche qui ti chiedo, se dovessimo realizzarlo in tecnica tradizionale, diciamo, qual è il materiale o l'applicazione più simile? Allora, sicuramente andremo a utilizzare l'alluminio, questo costituisce un metal replacement dell'alluminio. Okay. E sicuramente quali sarebbero gli svantaggi? Vabbè, intanto le masse in gioco sarebbero più alte, secondo i costi di produzione sarebbero più alti, perché anche qui di queste mani di presa ne faccio tante, ma tutte diverse, una tantum, quindi... Andare ad attrezzare una macchina utensile, fare un CAM, attrezzare un CNC per fare questo tipo di mano di presa costituisce sicuramente un costo importante. Quindi il motivo per cui è stata impiegata la tecnologia di stampa 3D è sempre solo uno: devo ottimizzare un processo. Quando ottimizzo un processo, solitamente o riduco i costi, o riduco il lead time, o riduco le masse in gioco, o nel migliore dei casi, come in questo caso, riduco tutti e tre questi fattori. Certo. Quindi anche qui si può andare appunto a sostituire solo le parti, diciamo, che si usurano, e insomma anche qua abbiamo un'applicazione reale di un pezzo stampato in 3D che viene utilizzato nelle fabbriche o simili per afferrare Po' tutte le aziende che fanno automazione industriale hanno bisogno di mani di presa, e quindi provate a immaginare un'azienda che fa automazione che riduzioni di costi può avere con una tecnologia di questo tipo in casa. Un costo ipotetico di questo pezzo, lo sai? Questo componente, stiamo contando tutto, cioè tutto l'assemblaggio, siamo più o meno sulle 400 euro di costo di produzione. Non oso neanche immaginare cosa vuol dire farlo in altro materiale o con tecnologia. Farlo in un altro materiale fondamentalmente avrebbe un costo sicuramente superiore, sia a livello di produzione in termini di materiale, attrezzaggio, eccetera, ma anche a livello di lead time. Certo. Non dimentichiamo che siamo reduci, diciamo, di tutta una serie di eventi storici della storia dell'uomo, il Covid, la guerra Ucraina-Russia, piuttosto che l'aumento di energia che deriva, se vogliamo, dalla guerra o la mancanza di semiconduttori che deriva dalla pandemia di Covid-19. Che hanno portato fondamentalmente le aziende a reinventarsi, a riflettere un attimo. Cioè, provate a immaginare il settore automotive. Settore automotive, che influenza ha avuto a causa del Covid? La mancanza delle schede elettroniche. Ah beh, cioè, sicuramente è un problema enorme. Esatto, io immaginate di avere una macchina da 50-60.000 euro pronta per essere consegnata, ho gli sportelli, ho il motore, tutto montato, ma non posso spedirla, non posso consegnarla, quindi non posso fatturarla, che quindi occupo anche un magazzino, certo, occupo uno spazio per tenere queste macchine, blocco la produzione, non riesco ad andare avanti con la produzione perché mi manca un piccolo microchip, mi manca una piccola parte. Ecco, a causa di questi eventi politici, naturali, eccetera, le aziende hanno capito che a un certo punto il vero punto di forza è avere un componente nel più breve tempo possibile, anche a costo di pagarlo di più. Certo. Okay? Ci sono delle casistiche di applicazioni che non riguardano sicuramente questo, dove ho una riduzione globale, un aumento globale, se vogliamo, dell'efficienza totale, ma ci sono delle casistiche dove io realizzo dei componenti che il costo del singolo pezzo è superiore rispetto a quello tradizionale, ma il lead time è giornaliero. Certo. E quindi soprattutto è controllabile. Quindi ho veramente un'efficienza che è un qualcosa di estremamente straordinario. Quindi diciamo che non sono affetto da fattori esterni alla mia azienda, che sono incontrollabili. Esatto. Riesco ad avere quel prodotto, quel pezzo, in X tempo perché me lo faccio in casa, essenzialmente. Esatto, esatto. Vediamo qualcos'altro. Questo è sicuramente molto interessante. Cosa vediamo? Sempre mondo automazione, rimaniamo su un'altra mano di presa. In questo caso, se vogliamo, siamo passati da un robot industriale, adesso passiamo, se vogliamo, più su un robot collaborativo, dove in questo caso veramente la fa da padrone la riduzione delle masse. Voi sapete che un robot collaborativo, quindi un cobot, può essere quello di Universal Robot, della BB, della Kuka o qualsivoglia, e
ha un carico utile manipolabile, cioè questo robot può al massimo sollevare un certo tipo di peso. Okay. Questo peso, cioè la massa utile manipolabile, è data da che cosa? È data dalla somma dell'oggetto che sto andando ad afferrare più il peso della mano di presa. Quindi più riduco il peso della mano di presa, più posso aumentare diciamo il carico trasportabile, certo. Quindi aumento la resa diciamo del mio robot collaborativo. In questo caso abbiamo una mano di presa dove abbiamo realizzato il corpo di questa mano di presa in tecnologia SLS in PIA 12, proprio perché dovevo solo ottimizzare l'oggetto a livello di design e niente di più, ma già subito qui vi facciamo vedere un'ottimizzazione che è realizzabile solo con la tecnologia di stampa 3D e nello specifico solo con la tecnologia SLS. Abbiamo il corpo della mano di presa con il braccio di congiunzione integrato, ok, stampato direttamente in 3D in un'unica soluzione, quindi integrato qui all'interno. Abbiamo poi i braccetti realizzati con tecnologia CFR, quindi Onyx rinforzato Kevlar, il braccio di manipolazione in questo caso invece realizzato con una struttura reticolare a vista, dove poi sono andato a realizzare diciamo la parte più interessante della mano di presa, ovvero questi pad di presa realizzati in TPU, sempre con tecnologia a filo, quindi con una struttura che asseconda la deformabilità sul punto di contatto dell'oggetto che va a manipolare, ma soprattutto notate anche la possibilità di utilizzare tecniche un po' più tradizionali come quella della coda di rondine per andare a fissare diciamo la mano di presa all'interno del mio componente. Quindi certo. Anche qui un domani volessi aumentare l'area o volessi cambiare l'oggetto manipolato, basta andare a modificare solo questi tre elementi. Certo, perché diciamo che questo magari questa tipologia di forma, diciamo, mi serve per afferrare magari dei palloni, non so, dei pezzi un po' più squadrati. Dovessi afferrare una mela, per una esempio, mela, una sfera. Esatto. Magari dovessi afferrare delle monete, non potrei più farlo con questo, dovrei cambiare la andrei a cambiare la tipologia di mano di presa e sfrutto le potenzialità della stampa 3D industriale per replicare la geometria dell'oggetto che devo andare ad afferrare. Okay. Certo. Teniamo sempre presente, giusto per dare un ordine di grandezza, che questo oggetto ha un costo di produzione attorno al centinaio di euro. Okay? Okay. È una massa totale, dove qui abbiamo addirittura questo componente che qua dentro in trasparente, che va, altro non fa che simulare il motorino che va a movimentare la mano di presa, e ha una massa inferiore al mezzo chilo, quindi veramente niente. Sì, 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 okay? Sì. Quindi sicuramente questo costituisce un metal replacement ad altissimo contenuto ingegneristico, ad altissima efficienza. Ecco, vediamo un'altra, cambiamo tecnologia, perché siamo passati dalla FDM, tra virgolette, dal filamento alla SLS mista, passiamo alle resine. Qua mi stavi facendo vedere un componente per una macchina del caffè. Esatto. Che con una tecnologia appunto mi permette di stampare diversi materiali e diversi pezzi. Spiegami un po' questo esatto. Prodotto. Allora, si tratta di un gruppo, di un prototipo tecnico concettuale di un gruppo erogatore per una macchina da caffè. Fondamentalmente qui abbiamo la finitura estetica realizzata con un materiale nero simil polipropilene, okay. E con una tecnologia di stampa 3D che si chiama Figure 4, che ha a disposizione di diverse tipologie di materiali a seconda del campo di utilizzo. Dopodiché abbiamo la cover, lo chassis interno, quindi le due scocche che vanno ad assemblare tutta la parte, realizzata con un materiale bianco, proprio come deve essere quello che poi verrà stampato in iniezione, un materiale che simula l'ABS, simula perfettamente l'ABS. Nello specifico addirittura questo materiale è biocompatibile al contatto ed è addirittura sterilizzabile in autoclave. Okay. Abbiamo poi il beccuccio, o meglio il corpo dei beccucci di erogazione del liquido, in questo caso caffè, che sono stati realizzati con un altro materiale, sempre che simula l'ABS, ma in questo caso nero, e addirittura con la stessa tecnologia anche il prototipo della guarnizione che va in qualche modo a simulare poi quella che sarà la guarnizione siliconica realizzata da tradizionale. Quindi vedete un'unica tecnologia
per realizzare questo tipo di applicazione. Diciamo che qui, rispetto alle altre che abbiamo visto prima, questa è più prototipazione. Quello esatto. Che i pezzi che abbiamo visto prima sono ad uso definitivo. Assolutamente questa sì. Questa non è ad uso definitivo solo perché non è certificata alimentare, però esatto. Io posso mettere la capsula e realizzare comunque il caffè con queste tecnologie. Esatto, questo oggetto qui fondamentalmente serve per validare uno studio di progettazione di una macchina che poi andrà immessa sul mercato, certo. Quindi per velocizzare l'immissione della macchina caffè sul mercato, ma soprattutto per andare ad esempio in fiera. Immaginate di fare una fiera dove devo lanciare un prodotto e voglio comunque fare una bella figura sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista concettuale, e vado con un componente che, se io non so che è stampato in 3D, Non direi mai che stiamo potendo dire sì, effettivamente di la finitura, poi farò degli ingrandimenti, diciamo, la finitura è perfetta ovviamente, ma anche quelle che abbiamo fatto vedere prima che sono a filamento, cioè i layer a cui noi siamo abituati, noi maker, cioè qua non esistono né su questa resina né sui pezzi che abbiamo visto prima, quindi... Esatto, diciamo che per chiudere il cerchio abbiamo visto un'attrezzatura di produzione di ausilio alla produzione, abbiamo visto un'altra dedicata al mondo dell'automazione industriale con un'altra implementazione ibrida per quello che riguarda la robotica collaborativa. Mm-hmm. Siamo arrivati allo studio concettuale di prototipazione. La stampa 3D oggi consente di fare tutto questo, consente di entrare all'interno delle aziende, consente di efficientare i processi produttivi o direttamente con la produzione diretta, e quel giorno che sei venuto a Salone del 3D, certo. Tu e Andrea avete visto diverse aziende che hanno presentato soluzioni dirette di stampa 3D, produzione diretta di stampa 3D, ma abbiamo anche tutte quelle che sono le soluzioni indirette, quindi la prototipazione concettuale, funzionale, la realizzazione di attrezzature, che sono tutti ausili alla produzione. Okay? Quindi alla fine della fiera quello che avrò a fine linea sarà un prodotto che potrà costare meno, perché tutto ciò che c'è a monte è costato meno a livello di produzione. Certo. Sì, beh, abbiamo visto sicuramente delle applicazioni anche particolari, nel senso anche nel mondo dell'automotive agricola, per esempio. Cioè, esatto. Quindi veramente, come dicevamo io e Andrea nei primi video che abbiamo fatto qui in 3DZ, l'unico limite è la fantasia, cioè non dobbiamo pensare solo alla prototipazione o solo all'azienda industriale, possiamo veramente con la stampa 3D, a seconda declinata ovviamente nelle sue tecnologie, nelle sue specifiche, ampliare gli utilizzi in maniera esponenziale. E vedrei l'ultimo pezzo che ti chiedo di prenderlo. No, l'altro prenderei. Questo, sì, questo. Qua. Perché questo secondo me, con l'altro l'abbiamo già toccato qua, secondo me con questo andiamo a toccare un argomento che è il metallo nella esatto. stampa 3D, che è qualcosa di... Che sta arrivando molto in maniera prepotente, diciamo. Esatto, raccontaci esatto, cioè, un po' questo pezzo. Diciamo che sempre, anche quando facciamo le fiere, una cosa che attrae, no? Qualcosa che spinge sempre l'utente a farci qualche domanda, è proprio la stampa 3D del metallo. Forse anche un po' per scetticismo. Cioè, esatto, perché... La gente non capisce che questo è un materiale plastico, per esempio, e potrebbe veramente sostituire il metallo. Cioè, quindi... sostituisce? Sì. Però tuttavia, uno vede il metallo e dice, ah ok, ci si è può un qualcosa fare. Che più gli è familiare, perché certo. Fondamentalmente è abituato a lavorare con l'alluminio, con l'acciaio C40 o con acciai altolegati. Però fondamentalmente anche qui la stampa 3D del metallo entra prepotentemente nelle aziende, nelle realtà industriali, sempre con lo stesso bigliettino da vista. La riduzione dei tempi, dei costi ciclo, piuttosto che sulla riduzione delle masse. Uh-huh. È chiaro che se non soddisfo almeno uno di quei requisiti, che tante certo. volte sono i requisiti richiesti, la tecnologia non è più competitiva. In questo caso vediamo invece un'applicazione molto interessante, perché vediamo un'applicazione ibrida, corpo mano di presa di un robot industriale realizzata con materiale composito, mentre le dita di presa realizzate prima completamente in acciaio, poi in modo ibrido, corpo in materiale composito rinforzato in fibra continua di carbonio, uh-huh. la punta in materiale metallico. Poniamo l'esempio di avere
una mano di presa che mi va ad afferrare un oggetto caldo, un oggetto che viene estratto dal processo di fusione, o comunque un oggetto che ha una temperatura ad esempio di 300 gradi e che quindi non può mai entrare a contatto con un materiale termoplastico. Mm-hmm. Cosa si può fare? Si può fare la manina di presa in acciaio 17.4 pH realizzata con la stampa 3D Adam di Marforge, oppure realizzare solo la punta di contatto, ok, in materiale metallico. Quindi, anche qui andare a sostituire solo la punta in fase di... Esatto, anche perché ricordatevi sempre che ad oggi ancora col metallo, più riduco le dimensioni dell'oggetto, più sono competitivo a livello di costi e tempi di produzione. Ma non solo, vi faccio notare anche un'altra cosa. Questo oggetto, lo faccio prendere in mano anche a te per renderti conto, è leggero. Quella mano di presa tutta in acciaio ha un riempimento interno pari al 28% rispetto a tutto il suo volume, mm-hmm. proprio perché viene sfruttata la peculiarità, viene sfruttata l'applicabilità della stampa 3D industriale anche a livello di riduzione delle masse, quindi strutture reticolari interne cave ottenute gratuitamente, realizzate direttamente dal software e riprodotte dalla stampante 3D. Quindi anche qui abbiamo due tecnologie, però un brand solo, perché un brand abbiamo solo. Marforge, che ricordiamo essere uno dei più importanti produttori a livello mondiale di stampante 3D, una società quotata in borsa, che ha nella sua linea di prodotti la tecnologia di stampa 3D per materiali compositi, uh-huh. la tecnologia di stampa 3D a metallo declinata nella tecnologia ADAM, Atomic Diffusion Additive Manufacturing, quindi una tecnologia molto particolare a filo, che abbiamo anche visto in alcune... Amexper abbiamo visto. Esatto, e poi addirittura abbiamo anche un'altra tecnologia, che è una tecnologia binder jetting, che lavora con letto di polvere per la produzione di lotti piccoli o comunque medio piccoli di parti ad uso definitivo in metallo. Mm-hmm. Beh, che dire, Salvatore, io intanto ti ringrazio. Abbiamo visto dei pezzi assolutamente strabilianti nel senso di capacità sia di resistenza e di capacità anche di abbattimento costi, insomma. I benefici sono tanti della stampa 3D. Assolutamente sì, e sono tangibili, e sono il vero motivo, sono, se vogliamo, il vero cuore della 3DZ. Mm-hmm. Io mi permetto di dire questo perché la 3DZ è un'azienda che nasce, cresce e corre, lasciatemi dire, grazie alla stampa 3D. Cioè non abbiamo altre fonti di business, l'unica fonte per noi di guadagno deriva dalla stampa 3D. E la stampa 3D per noi arriva dalle aziende che investono su questo tipo di macchinari per efficientare dei processi produttivi. Certo. Quindi voi siete dei facilitatori per le vostre aziende clienti, diciamo. Esatto. Noi aiutiamo le aziende in vari modi, intanto proponendo una consulenza e cercando di capire se all'interno del loro contesto manifatturiero la stampa 3D può portare un beneficio reale, tangibile, certo. e con quali numeri. In seconda battuta aiutiamo a trovare le applicazioni ideali per la stampa 3D e in terza e ultima battuta facciamo tutto quel percorso di formazione per aiutare le aziende a pensare appunto in modo nuovo, ovvero in modo additivo. Mm-hmm. Beh, Salvatore, io ringrazio te, ovviamente ringrazio 3DZ per l'invito, insomma, a fare questa chiacchierata. Ecco. Grazie a te. Ovviamente lascerò anche i link tuoi, Salvatore, nella descrizione, sia dell'azienda sia di Salvatore. Ti ringrazio, sicuramente se volete approfondire queste tecnologie abbiamo fatto dei video precedentemente dove abbiamo analizzato tutte le stampanti eccetera, quindi andate a rivederveli per approfondire più nel dettaglio. Ecco. Grazie Salvatore. E grazie a voi tutti. Noi ci vediamo assolutamente giovedì in live e poi domenica prossima con il nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao.